Benvenuti in questo video, carissimi amici, e benvenute, carissime amiche. E oggi per voi la recensione di questo bellissimo libro di Brian Weiss, Oltre le porte del tempo. È un libro veramente ricco di informazioni preziosissime sull'ipnosi regressiva da questo grande psichiatra effettuata sui suoi pazienti. Ipnosi regressiva che serve per capire i problemi di questa nostra incarnazione attuale e serve anche per guarire da traumi e per guarire anche da problemi fisici, come ad esempio potrebbe anche essere l'obesità, ma andiamo a guardare alcune pagine in particolare di questo bellissimo libro. Dunque è difficile fare una scelta per quanto riguarda, credetemi, le pagine. Lui inizia il suo libro dicendo che la tecnica che usa per avere accesso ai ricordi dei suoi pazienti è l'ipnosi. Essere rilassati significa essere in uno stato di leggera ipnosi. E guardate, anche quando noi meditiamo e stacchiamo la spina dai problemi quotidiani, possiamo dire che in un certo senso che raggiungiamo uno stato di ipnosi individuale, che è quello stato che ci permette di essere più creativi, è quello stato che ci permette di trovare una soluzione ad alcuni problemi che diciamo a volte ci sembrano irrisolvibili, ostacoli che ci sembrano insormontabili. Uno degli obiettivi dell'ipnosi, come pure quello della meditazione, è quello di accedere al subconscio. Il subconscio si trova al di sotto del nostro normale flusso di coscienza e qui i processi mentali si sviluppano senza che noi li percepiamo consciamente come tali. E quindi il subconscio non è limitato dai confini imposti dalla logica, dallo spazio o dal tempo e ci suggerisce delle soluzioni creative, come ho già detto prima, perché trascende il nostro quotidiano e ci permette di raggiungere una saggezza che è al di là delle nostre normali capacità. Quindi, lui dice che l'ipnosi non ha nulla a che vedere con il sonno e guardate, questo è importante, quando si effettuano delle sedute di ipnosi ben fatte, si rimane in uno stato di, io direi, ecco, così direi in maniera forse anche imprecisa, uno stato di coscienza vigile. Nel senso che poi dopo i pazienti di Weiss ricordano quello che hanno detto sotto ipnosi e questo è molto importante perché alcuni sostengono invece che l'ipnosi ben fatta fa sì che i pazienti al risveglio non ricordino nulla. No, altrimenti non servirebbe. Infatti, lui dice che quando si è ipnotizzati la mente conscia resta vigile, lo dice lui, e controlla ciò che si sta vivendo, critica e censura, si è sempre padroni di quel che si dice. L'ipnosi non è il siero della verità. Non si tratta di salire su una macchina del tempo per trovarsi trasportati in un'altra dimensione spazio-temporale. Alcuni sotto ipnosi osservano il proprio passato come se fosse un film, altri si lasciano coinvolgere. Altri ancora, più che avere delle visioni, percepiscono delle sensazioni. In ogni caso, si dice a pagina 12, in ogni caso il paziente ricorda tutto ciò che è accaduto durante il trattamento. Questa è la base di quello che andremo a vedere tra poco. Lui parla adesso di alcuni suoi pazienti, di cui fornisce solo il nome. E dice che uno psichiatra preparatissimo che però rinchiuda il suo campo d'azione nei confini di una sola vita non sarà in grado di portare alla guarigione quel paziente i cui sintomi sono stati causati da un trauma accaduto secoli prima. Ecco, e invece lui dice usando la terapia della regressione si riportano alla consapevolezza i ricordi repressi tanto a lungo e si assiste a un miglioramento rapido e sorprendente. Perché guardate che la nostra coscienza conserva i ricordi delle nostre vite precedenti. Io tanti anni fa
Vi parlo di 12 anni fa, non dovevo dire questo, ma lo dico, e ho effettuato una regressione ipnotica ascoltando un bellissimo video di Brian Weiss e mi sono ritrovata nell'America del 1930, ma ora non voglio parlare di quello che è accaduto. E dunque, quello che è successo in questa regressione mi ha aiutato a capire alcune delle mie paure attuali, ad esempio la paura dell'altezza. Perché io soffro di vertigini, quando arrivo a un secondo o terzo piano io non posso guardare più, soffro dell'altezza, dell'altitudine, ora ho paura proprio dell'altezza, ora non mi viene in mente esattamente come si chiama, ecco. E mi ricordo di aver ringraziato Brian Weiss con un commento e un signore, come al solito, che cioè a me, diciamo, quando ancora non avevo iniziato a fare video, dava fastidio che magari io rivolgevo un commento di ringraziamento a colui, colei che aveva fatto il video, e interviene qualcun altro a dirmi che invece il video fatto dal tale o dalla tale non va bene. E infatti questo qui mi scrisse: evidentemente lei non ha fatto una buona regressione, perché quando la regressione è finita non bisogna ricordare nulla. Se è ben fatta non si ricorda nulla. No, ma allora cosa si fa a fare? Vabbè, comunque. Dunque, grazie all'ipnosi, molti miei pazienti hanno fatto riemergere traumi che si ripetono sotto forme diverse, che si ripetono sotto forme, che ripetono, scusate, sotto forme diverse, esistenze, dopo esistenze. Queste serie includono episodi di violenza familiare tra padre e figlia, che ricorrono nei secoli e si manifestano nuovamente nel presente. Casi in cui il marito violento di una vita passata è riemerso come padre violento, quindi quello che un tempo era il marito, ora è il padre, entrambi violenti. Esempi di alcolismo, una piaga che ha rovinato molte esistenze, persino due partner in forte conflitto che hanno scoperto di essersi uccisi a vicenda nelle 4 vite precedenti. Allora, il libro è bellissimo, però, appunto, per non avere problemi con YouTube, naturalmente è crudo, cioè si parla di problemi di un certo rilievo che i suoi pazienti hanno avuto, quindi ci possono essere dei termini magari che non vanno bene in un video, perché quando noi carichiamo un video dobbiamo assicurare che non ci siano, diciamo, episodi o parole che possano turbare la sensibilità. Allora, dunque, vedete, ho messo qui i miei segnalibri con le pagine, per ricordarmi, ecco, quali sono. Allora, qui si parla dei bimbi che sono xenoglossi, a pagina 41, quindi di bimbi che hanno avuto esperienze simili alla reincarnazione, erano xenoglossi, cioè in grado di parlare lingue straniere, spesso antiche, a cui non erano mai stati esposti. E la metà di questi bimbi proveniva da paesi occidentali, non dall'India o dal Tibet o da altri paesi asiatici, dove credere nella reincarnazione è comune. Ad esempio, dice Brian Weiss, so di un bambino di 3 anni che riesce a riconoscere aeroplani della Seconda Guerra Mondiale, a fornirne delle caratteristiche tecniche e a descrivere se stesso mentre li pilotava. Questo bimbo conosce le caratteristiche tecniche degli aerei che si usavano nella Seconda Guerra Mondiale. Ho notizie di una persona che è capace di montare un fucile, un'altra può descrivere nei dettagli più minuti una grande slitta che si rovesciò su di lei quando era adulta. Chiedete a un bambino di 3 anni che cosa ricorda di quando era grande. La risposta potrebbe lasciarvi a bocca aperta. Allora, adesso davvero, credetemi, è difficile fare una scelta. Una scelta di quello che vorrei fosse un video non lunghissimo. Ecco, questo qui, Guarire gli affetti, il capitolo 5. Sono tante pagine, costa 13,50 euro, editore Mondadori. Era da tanto che lo volevo questo libro e all'inizio dell'estate mi sono concessa vari libri. Infatti ve l'avevo detto che avrei fatto tanti video recensione, quindi per me l'estate è stata un'occasione di leggere ciò che amo. Guarire gli affetti. Dan, un dirigente trentenne, si rivolse a me per diversi motivi, non ultima la storia d'amore appassionata ma turbolenta con Mary Lou.
Lui è un italo-americano di Boston, brillante, intelligente, idealista. Lei è originaria del South Carolina e ha tradizioni culturali e religiose completamente diverse. Allora, i problemi iniziano perché, diciamo, la sua partner Mary Lou, dopo, quando vanno insieme in qualche festa, dopo aver bevuto un paio di bicchieri, perde la sua freddezza e l'autocontrollo e flirta con tutti gli uomini che le capitano a tiro. Così c'è scritto per riassumere. Abbracciava gli amici uomini, accarezzava i capelli, li baciava, eccetera, eccetera. E quindi questo comportamento chiaramente, chiaramente a Dan dava molto fastidio. E le intimava Dan di avere più rispetto per se stessa. E dunque Dan aveva avuto altre esperienze precedenti con altre donne, aveva alle spalle un matrimonio, un divorzio, delle relazioni importanti, ma nessuna di queste partner aveva suscitato in lui tanta rabbia. Né riusciva a lasciare Mary Lou, non riusciva, nonostante questo comportamento non adeguato, non riusciva a lasciare Mary Lou. E perché continua a comportarsi così? Urla Dan a Brian Weiss. E allora Brian Weiss gli risponde di risalire all'origine della loro storia d'amore, della storia d'amore di Dan con Mary Lou. Dan, quindi sotto ipnosi, si rilassa, a un certo punto diventa teso, ecco, e perché comincia ad assistere a una serie di vite precedenti con Mary Lou. La sto uccidendo con un lungo pugnale, mi è stata infedele, l'ho assassinata in un attacco d'ira. Dan, infatti, aveva eliminato Mary Lou in altre due vite precedenti e qualche volta l'aveva lasciata, sempre in circostanze tragiche. Ora, guardate, non so se usare certi termini perché non vorrei che poi il video mi viene demonetizzato, che non è per la demonetizzazione in sé, perché se ci sono molti video che non rispettano le normative di YouTube, si rischia poi di, insomma, che il canale venga chiuso. Quindi, insomma, lui aveva fatto del male a lei, diciamo così, poi se volete leggetevi il libro, in varie occasioni, e l'aveva anche abbandonata spesso. E lei ritornava sempre, in varie vite, Quindi in varie vite nelle quali era lui che faceva del male a lei, ecco questo. Quindi, infatti, qui si dice: Dan aveva incontrato Mary Lou almeno in sei vite diverse, ricalcando lo stesso comportamento. Quindi, durante le sedute successive scoprimmo che erano stati legati da rapporti di parentela, di amicizia, talvolta con sessi e ruoli scambiati. La rabbia di Dan scomparve improvvisamente. In meno di un'ora lui sentì verso Mary Lou più amore e tenerezza di quanto non avesse provato all'inizio della loro storia. E infatti poi i due si sposarono e impararono una lezione importante sulla rabbia, cioè capirono quanto i comportamenti negativi sono distruttivi. Quindi, i comportamenti, infatti, loro avevano questi comportamenti irrisolti che li portavano a ripetere sempre lo stesso copione. E bisognava che ne uscissero fuori, bisognava che i due stessero insieme e che la smettessero anche di arrabbiarsi l'uno verso l'altro. Ecco. Allora, vediamo un po' qualche altro, siamo già a 13 minuti. Ecco, un altro caso. Sto guardando quanti altri bigliettini restano per non fare un video lunghissimo. Beh, pazienza. Allora, un altro caso è quello di Martine, ma ce ne sono tantissimi qui, in questo libro. Martine, una 32enne madre di due bambini, che aveva un unico problema: affrontare il suo terribile matrimonio. Quindi sposata con un uomo che la trattava male, che trovava da ridire su qualunque cosa lei facesse, non, la criticava continuamente. La sminuiva continuamente, però lei non riusciva a lasciarlo. Succede, succede carissimi, succede, succede. Perché prima o poi bisogna risolvere i contrasti, con una certa persona. Ecco. E quando venne nel mio studio, mi fece un quadro medico e psicologico di Martine e la fece cadere in una profonda trance. Le chiesi di rievocare un quadro felice dell'infanzia e lei tornò alla festa del suo quinto compleanno. Vedo i miei genitori e i miei nonni. Apra qualche pacchetto, dice Brian, e guardi che cosa le hanno regalato. Lei lo fa e vede una bambola nuova, vede dei vestiti, tante altre cosine, e il suo viso diventa
diventa raggiante di felicità. Ritorni però al tempo, dice Brian, torniamo al momento in cui lei e suo marito avete condiviso la vostra vita, ritorni al tempo in cui sono nati i problemi con suo marito. Martin improvvisamente comincia a dire: ho tanta paura, è buio pesto, non vedo niente. Pensavo, aveva ancora una voce infantile, e si trovava nel buio. E dice Brian, pensavo si trovasse nel vuoto, in qualche momento di passaggio fra due vite, ma perché aveva paura? Non riusciva lui stesso, Brian Weiss, a capire. E le dice, ora le toccherò la fronte con un dito e toccherò alla rovescia, da 3 a 1. Quando dirò 1, capirà dove si trova. E funzionò. Sono una ragazza, sono seduta davanti a un grande tavolo di legno, in una grande stanza. Non ci sono molti mobili, sto mangiando da una scodella. E zuppa d'avena, mangio con un grosso cucchiaio. Come si chiama? Rebecca, rispose. Non sapeva l'anno, ma quando più tardi rievocò la sua morte, disse che era il 1859. E da sola? Dove sono i suoi genitori? Mamma non c'è, è morta. L'ho uccisa io, sua madre, mi spiegò, era morta dandola alla luce. Quindi partorendola, e suo padre ne aveva dato la colpa a lei. È cattivo con me, mi picchia, mi chiude a chiave, ho tanta paura. Il padre di Rebecca, un taglialegna, la trattava come una schiava, la picchiava, la chiudeva in uno sgabuzzino. E tra le lacrime, Martin lo riconobbe come Hal, suo marito. Rebecca, nonostante la crudeltà e la mancanza di affetto del padre, non lo abbandonò mai e rimase con lui finché morì. Dopo la morte del padre, Rebecca sposò Tom, un uomo che la amava immensamente e in cui lei riconobbe l'attuale figlio Tom. Che cosa le ha insegnato quella vita? Chiede Brian alla donna. Che devo essere più decisa e sicura. Continuavo a ripetere gli stessi errori, commentò Martina. È il momento di dire basta. Tutto, Martin, scusate, non Martina, Martin, tutto sarebbe andato per il meglio. Infatti, 2 mesi dopo, Martin disse a Brian che il suo matrimonio era molto migliorato, perché reagendo alla nuova forza della moglie, Hal, il marito, era diventato, che in passato era il padre, era diventato più attento e premuroso. O forse anche lui aveva ricordato qualcosa quando Martin gli aveva raccontato dell'episodio di regressione. Allora, è molto bello questo passo dove dice che praticamente la famiglia in cui nascere viene decisa di volta in volta. Scegliamo di rivivere le situazioni utili a crescere e maturare con persone che hanno già sperimentato circostanze simili nel corso della propria esistenza e che ci hanno conosciuto nelle vite future. E ci reincarniamo sempre con le stesse persone. Certo, con il succedersi delle esistenze il gruppo può allargarsi. I membri possono essere legati in modi diversi. La relazione madre-figlio di una vita può trasformarsi nel rapporto fraterno in un'altra, ma gli spiriti e le anime non cambiano. A volte il riconoscimento inconsapevole di un individuo a cui siamo stati legati in un'esistenza precedente si manifesta con un'attrazione o un'avversione immediate e con la ripetizione automatica di atteggiamenti e comportamenti propri di quella vita, ma del tutto incongrui e sproporzionati rispetto alla situazione effettiva. Ciò si verifica più di frequente in famiglie o coppie molto unite, ma può avvenire anche in altri tipi di rapporti, tra dirigente e dipendente, tra studente e insegnante, tra vicini e persino tra leader mondiali pronti ad azzannarsi l'un l'altro. Allora, carissimi, poi il capitolo 7 parla di guarire dal bisogno di proteggersi. Ad esempio, parla dell'esperienza di una paziente, adesso non entro nei dettagli perché il video sta diventando lunghissimo, che con l'ipnosi, una donna con gravi problemi di obesità, che è sotto ipnosi regressiva, capisce che lei si riempie di cibo per proteggersi da abusi di vario tipo che ha subito nelle esistenze precedenti. Ecco,
qua. E qui mi fermo per quanto riguarda l'esperienza dei pazienti. Ecco, così lui parla di vari pazienti che hanno problemi di, non so se possono dire questi vocaboli di obesità, di alcolismo o di droga o altro, che appunto c'è il bisogno di difendere il corpo da una precedente vicenda di dolore, fame, violenza sessuale o maltrattamento, e cioè la base dell'obesità è a radici una vita precedente. Ma anche chi è schiavo di sostanze, ecco, ha in comune con gli obesi il bisogno di essere protetto. Va bene, passo oltre. Dunque, siamo arrivati quasi, a parte ci vorrebbero, no, non basterebbero 10 ore, ecco, per mettere in rilievo i pregi di questo libro. Allora, è molto bello questo che è nelle pagine finali. Morire non vuol dire dissolversi nel nulla o nell'oblio. Alcuni pazienti mi hanno dimostrato che significa invece che l'anima, nella sua saggezza, non ha più bisogno del corpo, quindi decide di abbandonarlo e di esistere in una dimensione extracorporea e spirituale in cui mantiene la sua coscienza e la sua personalità. Perché ci sono, l'anima spesso ritorna a una nuova vita dotata degli stessi talenti e delle stesse capacità che aveva in un'esistenza precedente. E questo è molto bello perché nulla va sprecato qui nell'universo. Quindi l'anima, ripeto, torna a una nuova vita dotata degli stessi talenti e delle stesse capacità che aveva in un'esistenza precedente. Talvolta, dopo essere regrediti a una particolare vita passata, abbiamo accesso a nuove abilità prima sconosciute. Ci sono molteplici livelli di coscienza. Siamo esseri meravigliosi, caleidoscopici, pluridimensionali. Perché dovremmo limitarci mentalmente, restringendo la definizione di noi stessi alla personalità e al corpo che abbiamo ora? Lo spirito non è incapsulato nel corpo e nella mente cosciente. La parte dell'io che esiste ora è, con ogni probabilità, solo un frammento dell'intero spirito. E per finire, Brian Weiss, nel capitolo 11 ci parla delle tecniche di regressione e ce ne fornisce quattro in particolare: il diario dei sogni, regressione che possiamo fare noi stessi, il diario dei sogni, meditazione e visualizzazione, autocoscienza e tecniche di gioco. E addirittura, guardate, addirittura c'è un testo bellissimo. E che è un testo per il rilassamento e la regressione. Per il rilassamento e la regressione, chiudete gli occhi, concentratevi sulla respirazione, eccetera, eccetera. Molto bello quando si arriva al punto, visualizzate, immaginate o sentite una luce luminosa sopra il capo, e lasciate che sia la vostra mente a sceglierne il colore, oppure ancora, osservatevi i piedi, notate che tipo di calzature portate, eh? Se scarpe o sandali, osservate il vostro corpo, i vostri abiti, le vostre mani, sapete la nascita, sapete, scusate, sapete la data, la data, quindi il tempo in cui siete, o riuscite a scoprirla, o riuscite a scoprirla. Ecco, quindi praticamente questo testo bellissimo, chiunque può registrarlo, oppure farlo registrare da un amico. Puoi chiudere gli occhi e lasciarsi andare e fare questa ipnosi regressiva da soli. Ma ci sono dei video, almeno io anni fa, vi parlo di 10-12 anni fa, e scoprii dei video bellissimi di ipnosi regressiva con questi testi di Brian Weiss, e io stessa li ho fatti e sono tornata indietro nel tempo e ho scoperto molte cose, ho scoperto anche indicazioni su quello che dovevo fare in questa vita, in questa incarnazione, e mi è servito anche per dare una svolta e cambiare alcuni atteggiamenti, davvero carissimi, e migliorare la mia vita. Vi saluto, un bacio a tutti e a presto, spero, dalla vostra parte.